380 soci ordinari, 23 associazioni aderenti e 6 quelle collaboratrici. Sono tanti i cittadini fanisi che ogni anno danno il proprio contributo per sostenere la Pro Loco di Fano, diventata ormai un punto di riferimento per le iniziative locali. Ad illustrare i dati del bilancio 2017 è stato il presidente Etiel Lucarelli durante il pranzo sociale che si è svolto domenica scorsa nella sede della cooperativa Tre Ponti, un incontro dedicato anche al tesseramento. È un bilancio importante, ma come abbiamo visto è veramente finalizzato da bassi fondi pubblici rispetto all'attività che abbiamo, e questo ci rende orgogliosi perché vuol dire che riusciamo a dare un valore aggiunto a tutti gli eventi che facciamo, ma soprattutto i volontari, tutti questi ragazzi che si stanno spendendo, a cui oggi è stato dato un valore aggiunto, che ci vorrebbe ringraziarli ad uno e che io ho detto dobbiamo trovare il meccanismo per far funzionare bene la macchina, istituzione, volontari, professionisti, perché è l'unico sistema per far funzionare bene una città. È un bilancio trasparente, ha precisato Lucarelli, che si è riunito con l'assemblea dei soci per fare il punto della situazione. Come risulta da questo grafico, i fondi pubblici sono solo il 27%, a dimostrazione del fatto che l'associazione di volontariato non pesa sulle casse comunali. Noi andiamo a richiedere soldi pubblici quando siamo consapevoli di potergli dare un valore aggiunto. E abbiamo dimostrato con questi numeri che su 27% di fondi pubblici il 73%, il resto, sono fondi che noi andiamo a reperire. Il 72% invece sono tutte risorse destinate agli eventi e alle attività, il 15% poi va alle iniziative dedicate ai soci, mentre il 6% viene devoluto in beneficenza. Il bilancio è stato chiuso con un attivo di circa 32.800 euro, un risultato ottenuto grazie ad un grande lavoro di squadra. Chiudiamo con questo 2018 che si prospetta scoppiettante. Quali sono gli eventi confermati? Ma allora abbiamo gli eventi confermati che sono quelli classici, quindi noi facciamo ancora la Fanogeo adesso, che tra l'altro arriverà al 30° anno, porteremo avanti e struttureremo ancora meglio in Giro per Fan, manifestazione seguitissima, la Notte dei Desideri che stiamo costruendo insieme a Torrette, ma così come anche il Natale, che è una manifestazione che è arrivata ad una base importante ma ha bisogno di diventare turistico, quindi stiamo lavorando per dargli questa appetibilità turistica. Progetti che hanno bisogno di mettere le basi, che abbiamo già fatto, non ci saranno novità eclatanti, ma abbiamo bisogno di mettere le basi su questi progetti per fare in modo che funzionino bene e siano progetti turistici.